Sara Marcozzi, avvocatessa, candidata alla presidenza della giunta regionale per il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Dottoressa, lei come candidata, quali sono i suoi obiettivi e quelli del Movimento 5 Stelle? L'obiettivo è di restituire la Regione Abruzzo ai cittadini. Purtroppo veniamo da 20 anni di malagestio e di appunto cattiva gestione, disorganizzazione, non c'è niente che funzioni in questa regione e i cittadini che noi incontriamo tutti i fine settimana nelle piazze ci chiedono soltanto questo: mandateli a casa, riprendiamoci la regione e riprogrammiamo la regione. La nostra idea è quella appunto di riprogrammarla e il programma tra l'altro è online sul sito revolutionabruzzo.it, una riprogrammazione totale. Noi siamo abituati ad una gestione, alla vecchia gestione della regione, a compartimenti stagni con assessorati che non dialogano l'uno con l'altro. Quello che vogliamo fare noi e che tra l'altro abbiamo fatto anche oggi con il lancio del marchio Made in Abruzzo è ristabilire una sinergia tra i vari assessorati in modo tale da avere un'idea di sviluppo regionale che sia sinergica tra tutte le competenze, tra tutte le potenzialità della nostra regione. Dobbiamo restituire inoltre ai cittadini i loro diritti e dei servizi efficienti, pensiamo alla sanità, ai trasporti, alle infrastrutture, e restituire una volta per tutte a questa regione la sua vocazione, che è turistica assolutamente. Il programma, tra gli obiettivi principali del programma del Movimento 5 Stelle di Sara Marcozzi, cosa mette in cima? In cima, appunto, come dicevo, è restituire ai cittadini dei servizi efficienti. Questo si può fare tagliando le spese. Noi abbiamo visto, studiando per la redazione del programma regionale, che in qualunque ambito sono stati tagliati i servizi, ma non sono stati tagliati i costi reali. Pensiamo alla sanità, pensiamo ai trasporti, in tutti gli ambiti non sono stati tagliati quelli che sono veramente i costi. Le prime cose che faremo, noi abbiamo lanciato tra l'altro una campagna di quello che faremo nei primi 100 giorni, è azzerare i costi, azzerare gli sprechi, per cui noi ci siamo già impegnati a dimezzarci lo stipendio e a creare un fondo di garanzia per la piccola e media impresa. Questi soldi che risparmieremo una volta al governo regionale, che andremo al governo regionale, creeremo un fondo per la piccola e media impresa di garanzia. Prima cosa. Inoltre dobbiamo dimezzare gli stipendi megagalattici dei dirigenti e tagliare i consigli di amministrazione. Quando dicevo a proposito dei trasporti, c'è una delibera consiliare approvata peraltro all'unanimità dalla Regione Abruzzo 2 anni fa che unificare le 3 società di trasporti più grandi, ARPA, Sangretana e GTM, in modo tale da tagliare i costi, perché sono 3 consigli di amministrazione. Questa delibera esiste, ma non viene applicata. Il confronto con gli altri 2 candidati, diciamo principali candidati, con D'Alfonso e Chiodi, chi teme di più? Io temo la vecchia politica, temo i partiti. Ormai non c'è più differenza e non è un luogo comune, non c'è davvero differenza. Se vediamo come si comportano PD e quello che resta del PDL, quello che votano nel Consiglio regionale o a livello nazionale, io non trovo alcuna differenza. Per cui quello che temo è soltanto la partitocrazia. Ormai siamo i cittadini, il Movimento 5 Stelle è la conseguenza della partitocrazia ed è anche però la soluzione. In questo primo scorcio di campagna elettorale c'è qualcosa di significativo che ricorda, oltre ai tanti incontri con le persone, ma c'è un aspetto, un piccolo particolare, un ricordo? Il ricordo è l'affetto delle persone, quello che io trovo nelle piazze e che ci colpisce alla pancia e che ci dà proprio la spinta per andare avanti e che le persone abbiano ritrovato la voglia di sperare in qualcosa. Cioè, quando guardano noi e vengono ad ascoltare noi nelle piazze, non vengono ad ascoltare un semplice comizio. C'è un confronto diretto tra cittadini e la consapevolezza, anche alla luce di quello che è stato fatto in Parlamento, la consapevolezza che le cose possono cambiare veramente. E quindi c'è un vero e proprio affetto e fiducia.